I temi di 190 studenti di 76 istituti superiori piemontesi che hanno partecipato al concorso Diventiamo cittadini europei sono stati premiati il 24 e il 25 maggio nell'aula di Palazzo Lascaris. L'iniziativa, giunta alla 28ª edizione, è promossa dalla Consulta Europea, organismo consultivo del Consiglio regionale, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e del Parlamento Europeo. Sicuramente la premiazione di questi ragazzi avviene in un momento molto significativo, il momento in cui l'Europa è messa in dubbio, in cui la situazione economica è così derimente, il fatto di avere tanti ragazzi e tanti giovani che partecipano a un concorso Diventiamo cittadini dell'Europa è una cosa importante che va sicuramente portata avanti e incentivata. Noi come Ufficio Scolastico Regionale abbiamo il compito e il dovere di essere vicini ai nostri cittadini, quindi agli studenti, affinché avviino un processo di formazione che li porti a essere consapevoli di quelli che sono i diritti e responsabilità della Res Pubblica. E quindi in questo caso questo concorso permette di avvicinarsi alle istituzioni regionali, quindi il Piemonte, e alle istituzioni comunitarie. C'è una sorta di mediazione tra le istituzioni del Piemonte e quelle comunitarie. Permette quindi di avviare, in qualche modo, di far germogliare quello che è il seme della cittadinanza europea. E noi come istituzione abbiamo proprio il compito e il dovere di far crescere questo seme e farlo diventare un maestoso albero.